C'è posta per te. Maria De Filippi interviene su Annalisa. Tu non vuoi chiudere. C'è posta per te. Ogni settimana regala grandi emozioni con storie forti, come quella di Annalisa e Sebastiano. I due ragazzi hanno 12 anni di differenza e sono in crisi a causa dei rapporti di lui che tra un figlio, l'ex compagna e una famiglia morbosa non ha saputo, secondo lei, valorizzare la loro storia. Maria De Filippi, dopo aver sentito entrambe le fazioni e prima di arrivare al verdetto, ha voluto esprimere un parere importante mettendo in imbarazzo Annalisa. Ti contraddici. Tu non vuoi chiudere la busta, lo vuoi, ha affermato, con la 25enne che non è riuscita a replicare nell'immediato, Annalisa e Sebastiano. La loro storia irrompe a C'è posta per te. Maria De Filippi fa da mediatrice. La storia di Sebastiano e Annalisa è quella di due ragazzi che si amano molto e che non si sono mai mancati di rispetto, se non tangenzialmente. Sebastiano, 37 anni, ha deciso di liberarsi dalle catene ingombranti della famiglia per trovare la sua libertà e riconquistare la ragazza. Dal suo canto stanca delle tante discussioni causate da altri e di sentirsi in mezzo a querel perenni. Maria De Filippi, come di consueto, ha provato a mediare. Nulla da fare, a C'è posta per te. Annalisa chiude la busta. Maria De Filippi, non convinta, Sebastiano dunque, ha deciso di venire a C'è posta per te, dove Francesco Totti ha fatto una confessione, per provare a riconquistare la fidanzata dopo essersi liberato dalla famiglia, in particolare padre e sorella con cui ha chiuso i rapporti, e dopo aver messo a posto le situazioni legate alla sua ex compagna, da cui ha avuto un figlio di nome Rosario, a cui è molto legato. Annalisa, nonostante i tanti gesti del 37enne, ha deciso di chiudere la busta per paura di ritornare ai soliti fasti, lasciando Sebastiano in lacrime e scoppiando anch'essa a sua volta. Maria De Filippi, invece, non è parsa convinta dalla scelta di lei e ha cercato di convincerla a ragionarci.